questa puntata vedremo terrore ed esitazione. Un grido tonante. E una birra inaspettata. Sono Jeremy Clarkson e questo è il Velvet Late Show. Ringraziamo il grande Pietro Ubaldi per aver letteralmente dato voce alla sigla. Ma oggi sono qui per raccontarvi una cosa epica. Ma poi che c'entra Top Gear? Ma perché è bello. È vero, è una figata. Ho finalmente fatto bungee jumping. E voi mi direte, ma Vale, ma perché hai aspettato tutto sto tempo? Non potevi farlo prima? E io vi rispondo, colpa della regia, come sempre. Ma veniamo al dunque, vi racconto un po' di questa magica esperienza. Erano i lontani anni 90, quando ancora a casa mia non esistevano i blog. E da brava ragazzina di 9 anni leggevo giornaletti tipo, cioè, ragazza moderna, composta del cuore, varie esperienze, cazzi e mazzi annessi, insomma. Madonna, l'hai presa larga. Non posso? Mi ricordo di questa volta in particolare, però, perché ho imparato due cose. La prima è, che cos'è il cunnilingus? Che non c'è bisogno di dire quanto sia stata fondamentale come informazione. La seconda invece era appunto sto bungee jumping. Il racconto di sta ragazza di 18 anni mi aveva sconvolta e incuriosita talmente tanto che ho subito iniziato a scassare l'anima ai miei genitori, perché all'improvviso lanciarmi da un ponte era diventato il mio obiettivo di vita. E vi devo dire, ragazzi, c'è chi sogna una bella casa, una macchina costosa, cunnilingus fatto bene. Io no, io sognavo solo di fare bungee jumping. Poi più avanti ammetto di essermi unita anch'io a quelle del cunnilingus, ma questo è un altro dettaglio. Dicevo, i miei genitori li ho esasperati. L'unica volta che ho pregato in vita mia è stato appunto per chiedere al Padre Eterno se poteva farmi lanciare con l'elastico. E invece mi sono rotta al mento inciampando in un sasso in spiaggia. E poi mi chiedono perché bestemmio, no? Comunque, finalmente ottengo una risposta dai miei genitori. Lo farai a 18 anni! E ovviamente non è stato così, a causa di un problema. Mi sono fidanzata con la regia. E proprio quando potevo finalmente realizzare il mio sogno, ecco che arriva lui, l'unica persona che non voleva mi buttassi a testa in giù per oltre 100 metri. E che cazzo di sfiga, però. Comunque passa il tempo fino ad arrivare ad agosto 2021, la svolta, signori. Avete presente quando i vostri mariti o compagni fanno delle cazzate irrimediabili e l'unica cosa che vorreste fare è tirargli il ferro da stiro in mezzo alla fronte, ma non lo fate perché poi vi fate addolcire da un mazzo di fiore, dei banali cioccolatini? Signore. Io no, perché per farsi perdonare questo enorme casino, signore e signori, la regia mi ha regalato il bungee jumping, il sogno di una vita! E si sarebbe pure lanciato con me! E per di più, questo è uno dei bungee più alti al mondo, 175 metri di terrore e adrenalina. Ovviamente questa sarebbe dovuta essere una sorpresa fino al giorno del lancio, ma siccome il genio non si sa tenere manco le scoregge, ha confessato tutto come i peggio criminali nelle peggiori serie TV poliziesche italiane con Ricky Memphis. Ma torniamo a noi. La data e il luogo erano fissati. Altopiano di Asiago, ponte della Val Gadena. 175 metri di terrore. Sabato 11 settembre 2021, ore 16:30. Che poi, ok il sogno della vita, ok tutto, ma lanciarmi l'11 settembre mi terrorizzava un po'. Una data un po' simbolica, no? Fatto sta che nei giorni precedenti al lancio alternavo momenti di gioia totale a panico catastrofista tipo yeah, bungee! Oddio, morirò! Così, in preda alla felicità ansia, arriva la notte prima del fatidico 11 settembre. Ci siamo. È venerdì sera. Non ho l'ansia, cioè sì, ho l'ansia. Sono un po' imparanoiata, ma anche no. Cioè, c'ho un po' l'hype, però in realtà no. Perché ho tipo le farfalle nello stomaco. Non so se avete presente, come quando andate a Gardaland da bambini, che vi sentite quell'emozione, dite, ah, che bello, vado a Gardaland con le farfalle nello stomaco. Sto panicando. Però sto panicando bello, cioè un panico bello, non è un panico da star male, quindi speriamo che non sia un paleolastico. Ansia totale, sto sudando, mi sta venendo un attacco di panico.
È una cosa folle, non so se dormirò stanotte, troppo panico, mi immagino già là sopra con le vertigini, che il vento che mi viene addosso, l'eco probabilmente della vallata, non lo so, ansia mostruosa. Mattina dell'11 settembre. L'ansia non era palpabile, era diventata una persona fisica ormai, ma prima di arrivare al luogo del misfatto ci attendevano 2 ore di viaggio. Tempo che abbiamo passato totalmente in silenzio ad osservare la strada e i paesaggi montani che scorrevano di fianco al guardrail. Una sorta di esperienza di riflessione pre-morte, diciamo. L'ansia comunque, ragazzi, era talmente tanta che per prepararci psicologicamente abbiamo pensato di arrivare in anticipo di un'ora sul posto per guardare magari gli altri ragazzi che si sarebbero lanciati prima di noi. La tua destinazione si trova sulla destra. Ciò che però noi non sapevamo è che eravamo noi i primi. Qui è salito il panico violento, violento, violentissimo. Mentre ci fanno firmare la liberatoria, che in sostanza diceva che se fossimo morti sarebbero stati i cazzi nostri, e dopo aver versato la quota di quella che sarebbe stata probabilmente la nostra ultima giornata in questo mondo, noto un piccolo particolare. C'erano appese le foto di 2 ragazzi con scritto buon viaggio. Inutile dirvi che l'augurio non era di certo per un bel viaggio di piacere alle Bahamas. Indecisa se riferirlo meno alla mia dolce metà, salta su lui in preda una botta di vita, mi fa: Vale, accendiamo le GoPro, vado per primo. Sgrano gli occhi come se avessi visto l'apparizione della Madonna, non gli dico nulla e ci avviciniamo al luogo della vestizione. La ragazza a questo punto inizia ad insaccare lui come un salame, ma qualcosa non va. L'imbracatura sembrava essere troppo larga e, tra un attacco di panico e l'altro, finalmente lo legano. E no, continua a scivolare. Com'è? Vabbè. Ci siamo. Sta per lanciarsi. Attenzione. 3, 2, 1, let's go! Oddio, non so. Non ce la fa. Prende coraggio e ci riprova. 1, go! Madonna. Ora. Io mi aspettavo urla, bestemmie, imprecazioni varie o che magari svenisse in volo. Invece niente, silenzio tombale, non volava una mosca, ragazzi. È morto, per forza. Anche il mio momento finalmente. E io super carica, sembravo strafatta di cocaina da quanta adrenalina avevo, e loro, i ragazzi dell'organizzazione, rincarando la dose con la musica a palla, mi agganciano l'imbracatura e vai, vai. Ciao ciao. Ciao. 3, 2, 1, let's go. Bye. Reach out and touch fate. Madonna, ragazzi, che emozione! Credo davvero sia stata l'esperienza più bella della mia vita finora. Una botta di vita che in quel momento ti rende onnipotente. Giuro, sei Gesù Cristo in terra. Potresti spaccarlo il mondo. O almeno è quello che credi prima di risalire verso il ponte. Questo lo dico perché quando decidi di fare un'esperienza così estrema, non ti poni dubbi su ciò che avverrà dopo. Non ti fai domande tipo: se mi lancio da un ponte, come ci torno su? E noi ovviamente non l'abbiamo neanche chiesto. Dopo essere arrivati giù dal ponte, infatti, ci hanno spiegato che per risalire la montagna non è che ti tirano su loro. Avremmo dovuto fare noi un leggero percorso a piedi. Questo è il percorso che dobbiamo proseguire, infatti qua c'è la striscia rossa. Dobbiamo seguire le strisce rosse finché qualcuno non ci offre una birra, a quanto pare, quindi è tutto molto bello. E comunque leggero percorso, un gran bel paio di palle, perché quello che dopo nessuno dice è che ti fa male tutto il corpo, letteralmente tutto il corpo, caviglie a pezzi, schiena e collo da buttare, addominali KO, zero fiato. Recensione, molto bello, ma caviglie distrutte, perché giustamente l'impatto non lo sentiamo sull'imbracatura addosso, ma solo sulle caviglie, perché giustamente ti tirano da lì. Probabilmente avrei sofferto molto meno se mi fossi schiantata al suolo dopo il lancio.
Comunque, dopo circa 40 minuti di scalata, finalmente vediamo la baita e la birra. Birra? Salvi? Quindi, felici di aver finito la scarpinata infernale, strisciamo come vermi verso la macchina con ancora una carica adrenalinica addosso, ragazzi, che non ve lo potete immaginare, ma non avevamo nemmeno la forza di sfogarla. E niente, finalmente raggiungiamo il ponte e con una meritatissima pausa sigaretta concludiamo la nostra stupenda e stancante esperienza. Sicuramente lo rifaremo e, boh, magari scogiteremo un altro modo per lanciarci giù, all'indietro, non lo so. Fatto sta che spero che ci schiantiamo la prossima volta, regia, che così non dobbiamo più risalire quella fottuta montagna. E con questa notizia bomba è ora di chiudere. Grazie infinite per averci seguito. Buonanotte!